Buonasera e benvenuti. Sul film di questa sera non c'è molto da dire, è un film di culto molto molto pop. Roger Vadim è il regista ed è famoso forse più per le sue amanti che non per la sua filmografia. Ebbe infatti relazioni artistiche e sentimentali con donne bellissime come Jane Fonda, protagonista di questo film, Catherine Deneuve e soprattutto Brigitte Bardot, che ha scoperto e portato sullo schermo. Tratto dall'omonimo fumetto di Jean-Claude Forest, il personaggio di Barbarella fu ispirato alla prima moglie di Vadim, Brigitte Bardot. Bionde, sinuose, ingenue e amorali, le eroine dei fumetti di Forest furono simbolo di trasgressione non solo in Francia. Le storie di Barbarella uscivano in Italia su Linus. Oggi il sesso di Barbarella non turberebbe più nessuno, ma allora riuscì a scandalizzare non tanto per le scene erotiche quanto per la natura degli amplessi con i più incredibili esseri del cosmo, da quello con un robot alla seduzione di un angelo. Nonostante la futilità di fondo di questa favoletta, a base di sesso un po' sadico e avventure spaziali, è un film gustoso, colorito e non privo di fantasia e humor. C'è anche grande mimo Marcel Marceau e i costumi dello stilista Paco Rabanne. Vi lascio al film, ma non prima di avervi detto che hanno tratto il loro nome da questo film, i Duran Duran. Grazie e buona visione.